Oggi voglio rispondere alla domanda di un ragazzo che mi ha chiesto: se dovessi scegliere un esercizio per il mal di schiena, quale esercizio andrei a fare? Beh, andrei a fare senza ombra di dubbio una postura, un esercizio che mi permetta in un solo colpo di andare a stirare la maggior parte dei muscoli posteriori della schiena e molto probabilmente andare a stirare anche quei muscoli che magari vanno a portarmi il mal di schiena, perché tante volte il mal di schiena è portato da un'errata postura e da delle posizioni scorrette mantenute magari a lavoro o durante la giornata. Quindi l'esercizio che ti consiglio è la classica postura mesiere della squadra a muro, che puoi andare a eseguire così: ti metti vicino al tuo muro, ti metti lateralmente in questa posizione, da questa posizione ruoti e ti vai a posizionare, ok? Ti posizioni andando a mettere il sedere vicino al muro. Più sei sciolto, più sei stirato, più riuscirai ad avvicinarti al muro, ma la cosa importante è che il tuo sedere deve rimanere appoggiato contro il pavimento. Da questa posizione ti allinei in modo da essere simmetrico, provi a distendere le gambe, ma sempre con il tratto lombare a contatto con il pavimento. Io già in questa posizione sono un pelo rigido e me ne accorgo, no? Poi da qua cosa devi fare? Devi andare a posizionare bene anche le spalle, ti posizioni, vai a posizionare la testa con il mento in retrazione, in questo modo, ok? Non stare con il mento sollevato verso l'alto, ma devi quasi pensare di avere un filo che ti allunghi e ti porta il mento in questa posizione qua. Poi da qua vai ad enfatizzare la posizione andando a spingere i piedi verso il basso, in questo modo qua. Metti le braccia, le mani che guardano verso l'alto, oppure volendo se vuoi stirare le spalle anche a candeliadro in questo modo qua, e vedi che comunque andrà a stirare anche la catena anteriore del pettorale, ok? Quindi in un solo esercizio ti vai a prendere la muscolatura posteriore, quella che parte da dietro la caviglia e arriva fino dietro all'occipite, e ti vai a prendere anche la muscolatura qua del pettorale e dei muscoli intravolutori, perché deve fare un'extra rotazione. Quindi questo esercizio è veramente il top. È una postura. In questo caso qua puoi andare anche ad utilizzare una respirazione diaframmatica, cioè quando inspiri porti dentro l'aria, gonfi il diaframma, quando butti fuori porti dentro il diaframma. Questa posizione è veramente il top. È una posizione dove devi mantenere attenzione, a mantenere sempre la spinta dei piedi che portano verso il basso e ad andare a avere il mento in questa posizione, perché può succedere dopo qualche minuto che magari ti ritrovi con il mento verso l'alto e i piedi tirati in su. No, devi sempre ritrovare la posizione, una bella posizione simmetrica, come detto le mani possono stare anche così inizialmente, e mantieni e cerchi di curare anche la respirazione. Sentirai un grandissimo stiramento dei tuoi muscoli, sentirai tirare dietro le gambe, nella bassa schiena, anche i glutei, fino al dorso e fino poi qua dietro i muscoli della cervicale. Quindi questo è un ottimo esercizio da fare ogni volta che riesci durante la giornata, anche una o due volte alla giornata vanno benissimo, sicuramente un ottimo esercizio da fare anche dopo, al termine del tuo allenamento. Un esercizio che puoi partire con andare a mantenere questa posizione un paio di minuti, ma puoi tranquillamente tenerla anche 5 fino ad arrivare anche a 10 minuti. Un ottimo esercizio che ti assicuro ti permetteranno di migliorare la tua elasticità e, perché no, magari puoi risolvere anche i tuoi problemi di mal di schiena.